Il mio primo meetup che era. In realtà non vengo da 9 anni a Roma Jazz, ma me ne sono venuto un po' più tardi. Il mio primo meetup era su Meteor. Chi ha mai usato Meteor? Mi ha mai sentito almeno? No? E infatti poi di recente è uscito pure un articolo. Ah, scusami. Ok, va bene. E infatti da poco è uscito un articolo di quelli che l'hanno mandato in produzione, dove è esploso tutto. C'era il thread su Hacker News dove c'erano tutti quelli che dicevano sì, io l'ho mandato in produzione, il poker era fighissimo, tutti contenti, ci ho fatto un software di betting, poi è andato in produzione e è esploso tutto. Gente che piangeva. No, no, ma non l'ho portato io quel token, era il mio primo da spettatore, no? No, il mio primo da speaker era su Redux, se non mi sbaglio, o Functional Programming, non mi ricordo. Va bene, comunque invece oggi sono qua a parlarvi di React, Patterns e DAX. Non aspettatevi i classici pattern che si vedono in giro di React. Perché innanzitutto, vabbè, non volevo fare una lezione di basi oppure di roba, mi volevo divertire oggi e quindi ho preso quelli che sembravano i pattern un po' più di nicchia, un po' più interessanti, che potrebbero essere utili e che vorrei discutere insieme a voi come potrebbero diventare utili e dove. Vabbè, innanzitutto, mi ha già presentato Matteo, sono Guido, uno dei community manager di Roma Jazz. E lavoro come front-end performance engineer in un'azienda chiamata Float. Il primo argomento che tratterò, il primo contesto di pattern che tratterò è sulle context API e vari modi di usarle. Passiamo al classico esempio che si fa abbastanza inutile, che però è facile da spiegare e presentare, che è quello di una to-do app. E in questo caso, facendo un po' di over-engineering, in questa to-do app c'è la parte di stato. Questa cosa non funziona, quindi mi sa che me ne vado così. La parte di stato che propagiamo attraverso il context è che è praticamente un array di task, dove c'è un ID e il nome del task. E poi la parte di context che utilizziamo per trasmettere questo stato e l'API per modificare questo stato a tutta l'applicazione sotto, a chi la vuole utilizzare. Utilizziamo useMemo per evitare perché il context praticamente propaga questo valore e tutte le componenti che si sottoscrivono a questo context vengono rirenderizzati quando questo valore cambia. Noi con questo useMemo facciamo in modo che questo valore qua, che è un oggetto, viene aggiornato solo quando lo stato o la funzione di dispatch cambia. Quindi è un'ottimizzazione che va fatta sempre quando si usano i context API. E volevo solo menzionarla perché poi servirà più avanti a capire alcune cose che andremo a fare. E questa invece è la parte di utilizzo delle context API, dove abbiamo un componente to do, poi ho fatto la light, ecco qua, dove prendiamo il context per utilizzare la funzione di dispatch che praticamente ci serve per modificare lo stato. Cioè questo dispatch manda un'azione a quel reducer che abbiamo visto prima che aggiorna lo stato e modifica le cose. E mentre qui visualizziamo lo stato, facendo il map dei vari task e trasformandoli in un div, in un bottone che serve per cancellarli. Semplice, molto base, senza troppe pretese. Però, siccome noi vogliamo fare fighi, a noi non ci piacciono questi dispatch scritti così a mano là dentro, perché, che ne so, se vogliamo fare l'add da più di una parte, poi dobbiamo metterci a scrivere questa roba, oppure se l'add è un po' più complicato, deve chiamare API, che faccio? Chiamo l'API in ogni componente che deve fare? No. E allora decidiamo di astrarli e di renderli riusabili. Nel primo tentativo facciamo quello che di solito si fa quando si usano le context API. Prendo le funzioni che voglio astrarre, le sbatto dentro il componente provider e le propago sotto attraverso il provider, no? Quindi adesso invece di
dare giù state e dispatcher, do state, add e remove, che sono delle funzioni per fare la stessa cosa che fa il dispatch di prima. Però per mantenere l'ottimizzazione che ho fatto prima, devo wrappare add e remove in use callback, che fa la stessa cosa di use memo per le callback, e poi passare un oggetto invece che un array. Ci piace? Sinceramente no, perché io l'ho fatto, per anni ho fatto così context, praticamente fino a ieri facevo così, però ieri ho deciso che così non va bene. E quindi perché non va bene? Perché innanzitutto va bene, cioè in questo componente così semplice è ok, però immaginiamo che appunto add diventa un po' più complicato, inizia a dipendere da non più da solo da dispatch, ma anche da altre cose che vengono dallo stato, oppure immaginiamo che cioè, ne ho tante di API, non è solo add e remove, ma ce ne sono altre, e che devo fare ogni volta, devo allargare questo use memo per aggiungere un pezzettino alla volta, e insieme a devo allargare l'oggetto e allargo anche le dipendenze, e mi trovo con questi use memo con 40 dipendenze, che sono orribili, e quindi no, ho detto cambiamo. Cercando un po' in giro per il web, ho trovato questo pattern che si chiama context module functions, e praticamente è prendere le funzioni che avevo messo nel provider, spostarle a livello di modulo ed esportarle, accettando come parametri in input quelli che servono per far funzionare la roba. Quindi prendo il dispatch, il payload, e poi faccio il dispatch. E lato, questo ovviamente non me lo sono inventato io, è di un tipo chiamato Kent C. Dodds, che per lavoro fa i workshop, e là c'è il link al workshop, se volete, se siete interessati a vederlo, pubblicherò le slides, quindi potete fare copia e incolla. E il lato consumer diventa così, che è un po' più carino di quello che c'era prima, sinceramente non cambia molto, però va bene. Un'altra cosa positiva di utilizzare questo approccio è che se io volendo, se add e remove sono complicati, posso scrivere dei test unitari solo su loro, ed è molto più facile quindi testare anche il provider. Overkill, sicuramente sì in questo caso, perché non mi serviva, però appunto usiamo un po' di immaginazione e in use case più complicati, come ad esempio fare una funzione add che chiama un API e fa delle optimistic update, ha più senso, no? Ma piuttosto che sbrodolare questo all'interno dei componenti, li tengo separati in un'unità a parte che posso poi importare e testare. Quindi abbiamo la nostra to-do app che abbiamo rifattorizzato utilizzando i context module function. Ci sta bene così? No, vogliamo ancora fare un po' di refactoring perché abbiamo tanto tempo da perdere, e il prossimo refactoring lo facciamo dividendo i componenti. Prendiamo la parte di form, dove inseriamo il task e lo aggiungiamo, e la parte di state, dove renderizziamo la lista di task e eventualmente li rimuoviamo. In questo refactoring quindi avremo due componenti, il to-do form e la to-do list, che sono quindi fanno rispettivamente il form e la lista. Però focalizziamoci sul to-do form. C'è qualcosa di brutto qua, no? Vabbè, in parte forse che ho utilizzato l'array per condividere il context, però comunque un'altra cosa brutta che si nota molto di meno è che in realtà questo componente to-do form viene rirenderizzato anche quando lo stato cambia. A me non serve perché io lo stato non lo sto usando. E questa è un po' la cosa brutta delle context API, che praticamente rirenderizzano tutti i consumer a prescindere se quelli utilizzano, cioè se è cambiato qualcosa che gli interessi o meno. E per risolvere questo problema possiamo utilizzare un altro pattern che ho chiamato context splitting perché non l'ho trovato in giro per il web. In realtà questo
l'ho beccato da un tweet di Dan Abramov che dice: noi a Facebook facciamo così. Aveva linkato poi il link ai DevTools di React. E comunque l'idea è quello di dividere il context e fare un context per lo stato e un context per la funzione di dispatch. In realtà in questo caso l'ho usato per questo, ma poi si può usare pure per dividere parti di stato e comunque fare cose più specifiche. Quindi ci sono due context e passo in uno lo stato e in uno il dispatch. E questo è quello che cambia in to-do-form. Adesso io mi importo solo il dispatch e questo componente praticamente viene renderizzato solo una volta, mai più. Oppure quando viene chiamato dal padre perché non ho usato memo. Però praticamente è un componente super ottimizzato che renderizza solo una volta. E quindi è questo quello che cui si dovrebbe, diciamo... Qua è stato facile perché è un componente stupido, poi nella realtà è tutta un'altra storia. Però di base, diciamo, utilizzando questo pattern si può raggiungere questo obiettivo. Ah, un saluto speciale a Shiruzol. È lui Shiruzol? No. Ah, ok, no, scusami. Ciao Shiruzol, che è praticamente un grande sviluppatore che assiste Matteo nelle sue dirette Twitch, è anche un grande flamer, professionista direi. Quindi, comunque, poi in realtà il titolo del talk era Patterns, in realtà io non l'ho mai visto in faccia, quindi non so chi è o come sia fatto. Comunque, Patterns dalle community, in realtà il titolo del talk era React and Patterns from the Community, quindi l'idea era quella di condividere, diciamo, i pattern che volevo discutere su Slack e sperare che qualcuno faccia una proposta dalla community. La proposta è arrivata dal grande Fabrizio, che mi ha anche aiutato a fare la review delle slide, grazie. E la sua proposta è stata quella di utilizzare i custom event nei componenti React. E questo custom event, di utilizzarlo ad esempio in un componente di notifica, come componente di notifica intendo un componente che tu, quando c'è un errore da un API, tu mostri quella barra rossa in alto, API è andata in errore, fai retry, oppure task aggiunto con successo. E praticamente consiste nel fare il dispatch di un custom event utilizzando le API del browser. Qua in realtà è sottinteso che c'è window, quindi noi facciamo dispatch di un evento attraverso l'oggetto window e questo evento si chiama app notification. E in questo evento possiamo passarci in realtà oggetti, funzioni, stringhe, quello che ci pare, non è limitato, diciamo, nelle strutture dati che ci possiamo passare. E lato componente, ci registriamo agli eventi di app notification e quando arrivano aggiorniamo lo stato per mostrare la notifica. La cosa positiva di questo pattern è che normalmente uno la notifica, cioè questo tipo di componenti lo si sviluppa utilizzando sempre le context API. Però quando usi le context API ci devi mettere il provider sopra e poi il componente sotto e quindi poi il limite vero di utilizzare le context API è che dipendono da React, quindi devono seguire, se usi Hook devono seguire le regole di Hook e quindi non puoi fare dispatch da dove ti pare, ma devi per forza fare il use context all'interno di un componente e poi passarti la funzione di dispatch in giro. Mentre qui, siccome non usiamo affatto le API di React, tu ti puoi importare il dispatch app notification in giro per la codebase e a prescindere se ci sia notification, l'evento lo dispacci, poi la notifica non la vedi, però almeno non ti si spacca niente. Quindi è un po' un pattern più decentralizzato, se vogliamo dire, rispetto a quello delle context API, e è il vantaggio di poter chiamare questo dispatch non solo da componenti React, ma da qualsiasi parte di codice, che può essere sia un componente vaniglia che tu hai messo, che ne so, jQuery Calendar, e quindi vuoi fare il dispatch da jQuery Calendar, oppure da, molto più probabilmente, da una funzione che ti chiama l'API, o
dalla funzione cina che ci siamo fatti prima per fare l'aggiunta del task, per fare il dispaccio di una notifica per gestire i retry. E quindi faccio il dispaccio notifica, esce la notifica riprova, l'utente fa riprova e noi facciamo partire il retry. Quindi, riassumendo, abbiamo visto le context model functions, che sarebbe quindi come pattern di utilizzare tutte le funzioni helper, di metterle a livello di modulo e importarle per poterle testare separatamente. Il context splitting, che serve per diciamo, circunnavigare il limite delle context API e i problemi che hanno di performance, dividendo il context in più context. E il dispaccio di custom event, che possiamo usare per fare dispaccio di eventi per gestire il trigger di componenti decentralizzati. Questa è un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire, è che magari è utile per fare un componente notifica che vogliamo condividere all'interno di un design system o una component library, perché appunto essendo decentralizzato i vari componenti che lo usano si importano una funzione di dispatch, poi se c'è la notifica bene, se non c'è non succede niente. Questo è tutto, e se avete domande benissimo, altrimenti passo la parola a Matteo. Creare un oggetto di considerazione, come capita spesso un lavoro per comodità, la parte se ci creiamo un caso comune, per tutte le azioni, che importa il dispaccio, la succede la superiore di Zunemo, e questo è per comodità, perché così la comunque anche per divizia, c'è l'intervisenza per tutto il time, quindi faccio action, punto, e flagellazione, capito? Scusate, mi è capitato che era un molto poco che hai un caso comune, Devo dire la verità, sono diventato un po' insofferente su questo tipo di approccio ultimamente, perché poi su progetti piccoli va bene, però poi ti trovi i custom hook che diventano enormi perché tutti quanti fanno più uno, parte bene e poi diventa quella cosa gigante che poi dici ok, dobbiamo scrivere, poi parte che non scrivi test magari, poi arriva il povero Cristo che vuole aggiungere i test sulla codebase e dici ok, devo testarmi tutta sta roba. Preferisco decentralizzare, e l'approccio dei context model functions mi piace perché tu hai tutti i pezzi separati, te li puoi importare separatamente e puoi anche prenderli e toglierli dal modulo se vuoi. E soprattutto, poi mi viene in mente adesso, in realtà no, comunque stavo per dire, il bundler stesso, pure se non usi TypeScript, ti dice che se cancelli add sei usato da qualche parte, però se usi TypeScript come fai fare funziona, non cambia niente, tanto ormai tutti usano TypeScript più o meno. Grazie per la domanda. Comunque vai Roberto, faccio una valletta, almeno sento pure a casa. E questo approccio useresti in alternativa ad altre robe più blasonate tipo Redux, oppure dipende dalle dimensioni del progetto, dalla complessità del progetto, per cui preferiresti le context a Redux o alla fine comunque con le context API è sempre un limite, e poi va bene che fai splitting, però arrivi sempre che c'è sempre un punto di rottura, no? Dove tu iniziano a diventare troppo poco per quello che devi fare. Il vantaggio di usare uno store manager, uno state manager come Redux, è che col context tu ti propaghi tutto l'oggetto, e quindi quando qualsiasi cosa cambia nell'oggetto tu devi rirenderizzare tutto quello che stanno sui subscriber sotto. Mentre con Redux tu ti passi lo store che non cambia mai, cambia solo lo stato che c'è dentro, e quindi tu puoi andarti a gestire, invece che gestirlo da sopra, l'ottimizzazione la gestisci nei vari componenti, e
anche se pure là, devo dire la verità, poi nel caso di Redux c'è lo stesso problema che hai col Memo, che quindi vai, c'è un modo per ottimizzare i rendering di Redux e usare i selector, e i selector diventano puntualmente quelle cose con 80 dipendenze che poi non sono ottimizzate, perché vale a capire quando cambia una delle 80 dipendenze. Quindi la risposta è che nel mondo front-end non c'è una risposta. è una chiave. Mi intrometto solo una cosa, perché noi da un anno, due anni forse, utilizziamo solo i context API per diciamo di base, e è quello che dice Guido, arrivi a un certo punto in cui quella è l'interfaccia di base per passarti la dati attraverso, mi metto qua così mi vedono, scusate Guido, faccio passare i dati attraverso il DOM, il virtual DOM e la cascata dei componenti senza passarti per props eccetera. E quello che usa Redux è quello che usano tante altre librerie, tendenzialmente è quello di usarlo. Quindi lo puoi usare, arrivi ad avere delle limitazioni che tendenzialmente le librerie hanno ingegnerizzato e te le sostituiscono. Ci vuole comunque un certo tipo di app per arrivare. Poi dipende cosa mettiamo, come diceva, sul Redux. Se qualcuno di voi lavora in React da almeno 5 anni, avrà visto sicuramente stati reducer di Redux o stati di Redux con dentro tutto l'applicativo, quando in quel contesto lì, di context, ci dovrebbero andare quelli globali. E quindi nel momento in cui hai un set di cose globali, cominciano già a ridursi i problemi di performance di cosa, finché non arrivi a, diciamo, grosse moli, eccetera. Quindi, diciamo, la mia esperienza, avere la possibilità di splittare, avere dei contesti per pagina o per applicazioni dove tengo soltanto la roba minima, in realtà è, per la mia esperienza, funziona e ti riduce la complessità di un altro framework per un buon numero di applicazioni che andiamo a scrivere. Sì, perché poi... volevo mettere l'esperienza. No, ma anzi, cioè, in realtà era la mia speranza di far parte delle discussioni così, quindi... Sono Flame, quindi? No, sì, sono d'accordo, perché comunque... Guardate se ci sono domande da... Il vantaggio delle context API è che comunque... conviene sempre evitare di centralizzare tutto in un unico posto, quindi il rischio delle context API è che poi vai a mettere tutto in un provider, però se invece si riesce a spezzettare e tenere tutto diviso il più possibile, bene, ovviamente poi c'è sempre la necessità di andare a collegare i pezzi e poi ti trovi che la teoria... Faccio un esempio banale del contrario. Su Redux, devo fare il classico e-commerce, almeno una volta, perché è un po' che non uso Redux, lo metto. Ho lo store con dentro l'utente in sessione e il carrello. Nel mio context API ho due contesti diversi dove ho l'utente e il carrello. Se uno si modifica, non è detto si modifica l'altro, io ho già in questo modo separato a livello di logica di quello ognuno cosa fa, di dominio, parliamo anche di questo, separati come avrei fatto il Redux con lo stesso reducer, però adesso non so le ultime versioni col toolkit come viene messo, però l'idea iniziale è che tutto era all'interno dello stesso store differenziato dai reducer, quindi poi il ciclo era uno. E con un approccio del genere ho i miei contesti con il mio dominio, con ciò che i dati che tira giù e le funzioni che modificano lo stesso. E già lì sono abbastanza splittati per Vabbè, perché altro devo contrattare anche me. Anche perché io sono un contributor di Redux Toolkit, Redux DevTools, quindi, e poi per lavorativamente io ho lavorato per 16 mesi in un progetto in cui facevamo server side rendering, in cui caricavamo in maniera lazy, era un e-commerce, non niente di particolare sul turismo, in cui caricavamo lazy sia Reducer che sia Saga. E tutto caricato lazy, quindi con inizializzazione iniziale per pagina, con client, quello che ora si chiama transitional app, che era il termine figo per definire quel tipo di applicazione, prima un tempo l'universal o isomorfiche con single page app. E essenzialmente in quel caso funziona, l'unico limite di questo approccio, ed è vero, che letteralmente buttavamo roba come i form, come lo stato della history, della browser history, che era veramente uno spreco. Secondo me ha senso che per più semplici applicazioni è vero che React Query o Data Fetching Libraries
ritornando a quello che ho fatto, sono veramente una delle soluzioni che coprono tre quarti. Sì, no, diciamo senza fare overkill ogni volta con cose esagerate, insomma, per applicazioni. In effetti, secondo me, la vera soluzione a tutte queste cose che crescono a dismisura è scrivere test, perché se tu scrivi test non andrai mai a fare un selector con tanta dipendenza che poi faccio a mettere. Per esempio? Sì, lo devi scrivere il test, lo devi farci là. Invece no. Questo è un argomento interessante, vabbè, non è questo il topic, no, eccetera, però mi capita ogni tanto di parlarne. Scrivere il codice sapendo che deve essere testato, per forza cosa ti porta ad avere un qualcosa di meglio. Sì. Mantenerlo semplice almeno. Perché poi... sai che dovrai testarlo in qualche modo, è inutile che ti vai a uscire, e questo ti porta a essere più modulare, eccetera, 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 eccetera. Ma questo è il topic del prossimo meetup. Non scrivere il codice è un ottimo modo per mantenere i test, mi sembra. Ci abbiamo il meme di Roberto. Ci voleva la foto, mannaggia. Altre domande?